Il 2024 è stato l'anno del rilancio di Grandizer, che noi ricordiamo come Goldrake. Infatti sappiamo che negli ultimi anni non sono poche le opere che stanno tornando in qualche nuova forma. Tra remake, sequel di manga di tanti anni fa, live action, videogiochi e tanto altro. Giusto per fare qualche esempio potrei citare il remake di Lamu, una versione modernizzata e più fresca del vecchio adattamento, o anche quello di Ramma Mezzo che sta uscendo adesso. Poi l'anno prossimo tornerà Anna dai capelli rossi, Lady Oscar, sta tornando di tutto e di più. E nel caso di Goldrake possiamo dire che questo è stato uno dei ritorni che non appena è stato annunciato ha creato un hype esorbitante tra i vecchi fan. Ovviamente capite bene che io non faccio parte di quella generazione, ma essendo io un appassionato, anzi un ossessionato di anime e manga, ho recuperato il famoso anime storico e tante altre opere scritte dal maestro Go Nagai, come ad esempio Devilman e il più recente Devilman Crybaby, un bellissimo adattamento animato, e pian piano mi sono preparato all'arrivo di Goldrake U, il nuovo anime di Goldrake che torna dopo quasi 50 anni, e c'è da dire che forse una nuova versione ci voleva proprio. Oggi parliamo quindi sia di questa versione animata tanto ma tanto discussa, sia in maniera positiva che negativa, e soprattutto poi del videogioco Yuffarobo Goldrake il banchetto dei lupi, di cui mi è stata inviata una copia, ho avuto modo di provarlo grazie a Plyon, con cui questo video è in collaborazione. E in più non so se avete visto dietro di me non tanto quel Goldrake lassù, ma questo fumetto. Infatti J-Pop mi ha mandato questo volume di Goldrake veramente grosso. Si tratta di un fumetto autoconclusivo scritto da un team di francesi che prova a riportare il brand di Goldrake andando avanti con la trama, e hanno tra l'altro avuto anche l'approvazione dal maestro Go Nagai. Come potete vedere ha uno stile più da fumetto occidentale che da manga, però i disegni sono veramente fighi. Comunque adesso cerchiamo di capire come mai il nuovo adattamento animato è stato al centro di numerose polemiche e poi ci colleghiamo al videogioco, che è qualcosa di completamente diverso. Innanzitutto dovete sapere che Goldrake U arriverà a gennaio su Rai 2 doppiato in italiano, al momento infatti è disponibile solo in lingua originale, e partiamo dal presupposto che non si tratta di un classico reboot di un anime vecchio. Questo vuole sì mantenere gli aspetti tipici della serie storica, ma al tempo stesso vuole cercare di innovare modificando degli eventi e anche la caratterizzazione dei personaggi, cercando di rendere il tutto un po' più adatto ai giorni nostri, sia perché voi non voi sono passati tanti anni, i gusti delle persone sono cambiati, sia perché hanno provato ad avvicinare le nuove generazioni a questo franchise attraverso questo nuovo anime. Ma adesso le critiche più diffuse sono legate proprio alla mancanza del vero e proprio spirito della serie vecchia di Goldrake, al ritmo e all'ambientazione iniziale. Eh sì, perché molti non sanno che Goldrake U è stato prodotto da studio Gaina, la parte restante della vecchia Gainax, che però non è la stessa che produsse Evangelion, in collaborazione con Manga Production, una compagnia dell'Arabia Saudita. E il fatto che abbiano voluto a tutti i costi evidenziare all'interno della serie attraverso delle location che fosse anche una produzione degli Emirati Arabi non è una cosa che in tanti hanno apprezzato. Però va anche detto che questa è una cosa che si percepisce soltanto all'inizio della serie, poi a lungo andare diventa sempre più giapponese, appunto. E vi dirò, se da un lato è vero che non rispecchia esattamente ciò che è stato Goldrake in passato, secondo me riesce comunque a stuzzicare i fan storici grazie ad alcuni elementi che ci sono ogni tanto durante le puntate, che servono proprio a farti ricordare ciò che è stato vissuto in passato. Io onestamente non penso che questa versione rimodernizzata di Goldrake abbia una storia malvagia, anzi io sono riuscito a seguirla con il giusto interesse e mi ha intrattenuto, anche se il ritmo non è proprio il massimo. Hanno raccontato veramente troppe cose in sole 13 puntate e i tagli si sentono. Inoltre la storia viene lasciata in sospeso, quindi comunque è chiara la volontà degli autori di proseguire con una seconda stagione, però chissà se arriverà mai, perché non è stata recepita troppo bene dal pubblico. Per quanto mi riguarda però il problema principale di Goldrake U non è nessuno di questi, cioè sì, magari si può dire che la storia comunque non sia niente di innovativo o di assurdo, che i personaggi a volte fanno cose abbastanza giuste, a volte no, sì ci sono tante cose su cui possiamo discutere, però onestamente tutte quelle cose non le ho trovate così problematiche, sono riuscito comunque a seguire la storia. Una cosa che purtroppo non mi è piaciuta di Goldrake U è la qualità tecnica. A dire la verità neanche le musiche mi hanno fatto impazzire, però ci possono stare. Il punto è che la qualità delle animazioni in 2D secondo me è troppo altalenante. Le animazioni sono veramente altalenanti e legnose, a me personalmente non piace neanche il character design, anche se ci potrebbe pure stare, però le espressioni dei personaggi sono sempre uguali e non trasmettono le emozioni giuste che invece vengono trasmesse grazie al doppiaggio. Magari senti che il doppiatore sta urlando, sta esprimendo un'emozione importante, però il disegno, l'espressione del personaggio non si abbina bene e tutti i loro movimenti sono poco credibili e statici. Anche la regia e la fotografia le ho trovate abbastanza piatte. Però attenzione, devo spezzare una lancia a favore dei combattimenti, perché i combattimenti invece sono fatti molto bene. Sono spesso in CGI, ma i modelli 3D dei robot secondo me funzionano. Sono veramente belli e anche fluidi i movimenti al punto giusto. Ogni tanto ci sono anche scene 2D durante i combattimenti, eppure quelle vengono fatte bene, quindi per fortuna i combattimenti a me sono piaciuti. Quindi tirando le somme, Goldrake U per me è un esperimento parzialmente riuscito. Non è male secondo me la nuova storia,
ma si poteva sicuramente creare qualcosa di molto più avvincente ed emozionante. Si poteva lavorare meglio, senza dubbio. Ed è a questo punto che però viene in soccorso Il Banchetto dei Lupi. Il gioco è uscito l'anno scorso, però proprio da pochissimo è arrivato anche su Nintendo Switch. Ho avuto modo di provarlo per diverse ore e posso assicurarvi che, da persona che è stata costretta dai suoi genitori a vedere Goldrake da bambino e che poi ha avuto modo di recuperare tutta la serie qualche anno fa, onestamente devo dirvi che questo videogioco l'ho trovato sicuramente più divertente ed emozionante del nuovo anime. Ma soprattutto si può dire che se Goldrake Q ha provato a creare una storia originale con alcuni spunti diversi dalla serie storica, il gioco ha deciso di rendere il tutto molto più fedele a quello che i fan ricordavano. Si tratta di un vero e proprio omaggio alle celebri serie di Go Nagai e quindi punta molto di più ad un target di appassionati storici e prova spessissimo con delle sequenze animate e dei dialoghi a creare nostalgia. Non scherzo quando vi dico che la cosa più bella di questo videogioco è il doppiaggio italiano. Sì, il gioco è completamente doppiato in italiano in modo eccellente, perché hanno replicato, riuscendoci pienamente, i toni e la teatralità tipica del doppiaggio storico. E anche l'adattamento è fantastico, sembra davvero di tornare indietro nel tempo. In più, come vi ho già accennato prima, Il Banchetto dei Lupi segue da un punto di vista narrativo molto di più la vecchia serie animata, aggiungendo però un breve prologo ambientato sul pianeta Flid e tante queste secondarie per allungare un po' l'avventura. A livello di gameplay, sostanzialmente è un classico gioco d'azione picchiaduro in terza persona. Non mi aspettavo qualcosa di rivoluzionario o unico, anzi, come vi ho detto, l'obiettivo del videogioco è quello di regalare delle nuove emozioni ai fan. Tra l'altro c'è da dire che almeno per me non è stato semplicissimo imparare a giocare. Ho perso diverse volte all'inizio e poi pian piano ci ho preso la mano e mi sono divertito. Quindi sicuramente il gameplay non è il punto forte dell'opera, anche se forse la problematica principale che ho riscontrato sono i caricamenti. Ce ne sono tanti e spesso, e il porting su Nintendo Switch ha portato a quella situazione che avviene sempre quando si prova a portare un gioco di altre console anche su Nintendo, ossia un frame rate non stabile. Purtroppo la Nintendo Switch è una console che ha tanti anni e non ha un hardware all'avanguardia. In tanti sono in attesa della famosa Switch 2, ma teoricamente non è stata ancora annunciata. E sappiamo bene che l'hardware dell'attuale console non riesce a stare al passo con tutti i nuovi giochi, bisogna sempre abbassare un po' la qualità e il frame rate. In ogni caso si riesce comunque a giocare, però qualche rallentamento c'è. Ma la cosa che a me piace di più della Switch è che comunque è una console portatile e quindi possiamo giocare ovunque vogliamo. Quindi questo è un pro importante, si può accettare qualche limitazione e poter poi avere quest'altro vantaggio. Per chiudere quindi, a chi consiglio questo gioco? Logicamente, se non apprezzate le opere con i robottoni in generale e non avete mai avuto un contatto con Goldrake, allora non saprei quanto possa interessarvi. Non è una roba competitiva complessa, anzi è un gioco, come vi ho detto, comunque molto semplice a livello di comandi, di gameplay, che comunque è fatto soprattutto per i fan di Goldrake o per chi comunque è molto legato come me al mondo degli anime e manga. E quindi se vi piace Grandizer, qualunque sia la vostra età o siete appassionati di anime e manga con i robottoni, allora secondo me questo gioco ha un senso e come. Detto questo, ho raccontato tutto quello che potevo su Goldrake, ditemi un po' se voi seguite questo franchise e quindi noi ci vediamo alla prossima.